Consigliere regionale Mauro Febbo, ex assessore al turismo della regione Abruzzo. Qui a Castel di Sangro si sta realizzando una cosa decisamente particolare, ovvero laddove i piccoli centri montani si stanno spopolando, Castel di Sangro in controtendenza sta avendo un incremento demografico. Come si spiega questa magia? Ma si spiega perché gli amministratori di Castel di Sangro hanno nel tempo saputo ben lavorare e saputo sfruttare soprattutto quelle che sono le potenzialità turistiche del comprensorio, abbinando al turismo invernale anche quello sportivo, e quindi credo che sono state fatte delle scelte importanti. A queste scelte noi come Regione abbiamo seguito la scia nel momento in cui c'è stata questa grande opportunità che ci ha offerto il Napoli Calcio di ricevere in questo territorio, in questa location, il ritiro di una squadra che è quella più gettonata a livello internazionale. Non dimentichiamo che il Napoli ha 80 milioni di turisti sparsi, di tifosi sparsi nel mondo. La vicinanza alla campagna della regione Abruzzo, la particolare attenzione che i napoletani hanno nel comprensorio invernale, in questo durante il periodo invernale, oramai è storico, e quindi abbiamo abbinato tutte queste cose e abbiamo detto dobbiamo cercare di promuovere il nostro territorio. Come fare? Facendo per 15 giorni, ospitando il Napoli Calcio, avendo i media nazionali e internazionali con i riflettori puntati, ma non solo questo, perché l'accordo poi è ancora più ampio, perché la promozione dell'Abruzzo viene fatta durante le partite, nel mezzo delle partite, viene fatta nella città di Napoli, viene fatta anche con i luoghi che verranno esibiti durante le trasmissioni televisive in cui partecipa il Napoli. Quindi un prodotto turistico di altissimo livello. D'altronde i risultati si vedono, questo comprensorio è stracolmo, pieno oramai da tempo sulle prenotazioni, ma che non si limitano al periodo della presenza del Napoli. Oramai la presenza di turisti su questo comprensorio è in questo periodo, ma anche nel periodo invernale. Come regione, da uno studio che stiamo conducendo, ci risulta che questo accordo sta portando benefici anche sulla costa, perché il turista, quando viene insomma, in questo comprensorio, poi non manca molto ad arrivare sulla costa di Trabocchi o andare sulle coste teramane. Quindi abbiamo fatto un'ottima scelta, perché i dati economici a nostra disposizione dimostrano che il ritorno è veramente importante. Una promozione turistica che poi sostanzialmente sta unendo i territori abruzzesi, ovvero quello di sdoganare quel provincialismo che di solito alberga i cuori di coloro che dimorano nel proprio territorio. Assolutamente sì, ha centrato il problema, e non solo, ma sta anche destagionalizzando il turismo, perché non c'è solo quell'ondata di piena nel periodo ferragostano, così, ma invece diciamo ci sono anche i periodi si sta allungando, e questo è quello che volevamo e quello che stiamo cercando di portare avanti, non solo con il ritiro del Napoli. Noi come regione sul dualismo sport e turismo stiamo investendo molto, ci crediamo, e i risultati mi sembra che ci stiano dando ragione. Antonella Ballone, presidente della Camera di Commercio del Gran Sasso. Qui a Castel di Sangro sono presenti circa 1.000 partite IVA. Come si spiega una dimensione turistica e commerciale come questa, considerando anche il piccolo bacino di utenza? Ma Castel di Sangro fa parte di un comprensorio importante turistico, quindi deve essere letta come località, ma deve essere inserita diciamo, in un comprensorio molto più grande, e che dà dei flussi turistici importanti per la nostra regione. Quindi Castel di Sangro è comunque strategica, vista in chiave appunto di comprensorio come Roccaraso, Rivisondoli, e deve essere visto come un unicum. È una località interessante anche da un punto di vista sportivo, e questo, diciamo, raduno del Napoli un po' lo testimonia in qualche modo. Mi piace pensare comunque a un Abruzzo tutto che possa in qualche modo proprio essere attrattivo per prendere e captare quei flussi turistici diciamo, di giochi sportivi, comunque appunto di squadre, che sono importanti anche per un concetto di destagionalizzazione per la nostra regione.